lo stato senza morte. Lentamente, con prudenza, alla madre venivano fatti descrivere dei cerchi, per cui ci accorgiamo come tutte quelle esperienze microscopiche tendessero verso un certo punto o verso un certo momento, pressoché impercettibile, in cui si situa il passaggio da un certo stato che noi chiamiamo vita a un altro stato chiamato morte. Le veniva insegnato, insomma, il meccanismo della morte. La morte non è un fatto sensazionale, ma è qualcosa di piccolissimo, di minuscolo, che ci fa ribaltare. È nella vita che bisogna cogliere il piccolo scatto della morte, in quei pochissimi secondi del passaggio, un attimo di frontiera che sta come da entrambi i lati. Il fatto sensazionale del cadavere è solo l'ingrandimento o lo sbocco di un impercettibile scivolone situato in qualsiasi momento in mezzo alla migliore salute possibile. Decine di esperienze fuggevoli che sembrano dare la chiave per poi andarsene, ritornare di nuovo e di nuovo sparire, mentre ogni volta si resta sempre più perplessi. Ogni chiarimento rivela un altro mistero. La madre andava a tamponi nella morte, senza aver paura. Lei non aveva mai paura. Conosciamo certo esseri umani intrepidi e capaci di eroismo, ma per affrontare quei minuscoli trabocchetti vertiginosi ci vuole una sorta di intrepidità secondo per secondo nelle cellule del corpo, dove bisogna che niente vibri. È là che il termine equanimità assume un senso assoluto. E tutto sembrava girare attorno a quel passaggio dallo stato d'armonia a quell'altro, comune a tutti quanti, che la madre chiamava a volte disordine, anche se in realtà tutto il nostro mondo è in stato di morte, e di quel disordine si muore soltanto più o meno presto. Persino il suo ordine è altrettanto mortale, persino la sua buona salute è altrettanto mortale. Per cui, in fondo, si tratta del passaggio dallo stato d'armonia al vecchio stato evolutivo ordinario. Un'armonia che non ha evidentemente a vedere un granché con quanto noi intendiamo con questa parola. Gli animali sarebbero meglio in grado di capire che cosa vuol dire, ma se fossero in grado di capire, sarebbero rovinati all'istante. È appunto quanto è successo alla specie Homo sapiens. Mentre quello stato d'armonia è proprio lo stato sovramentale. Bisogna uscire dallo stato di comprensione mentale, che non capisce granché a dire il vero e che individualizza più che comprendere, ovvero ingabbia,
per entrare nella supercomprensione totale, che comprende, in quanto è essa stessa l'oggetto che vuole comprendere, ed anzi non ha neppure bisogno di cercare di comprendere, poiché essa è semplicemente, e così sa automaticamente. E poiché sa, allora fa automaticamente, senza errori. È l'armonia. Diceva, oh, adesso faccio continuamente una distinzione tra, come dire, la vita in linea retta e ad angolo retto e la vita ondulatoria. C'è una vita tutta spezzettata, in cui tutto è tagliente, duro, spigoloso, nella quale si va a urtare dappertutto. E c'è una vita ondulatoria, molto dolce, molto piacevole, davvero molto piacevole, ma non molto solida. Strano, è tutto un altro genere di vita. L'arte di lasciarsi trasportare dal supremo nell'infinito. Ma nell'infinito del divenire, senza però tutte quelle durezze, quegli urti della vita quale la si sente ordinariamente. L'arte di lasciarsi trasportare dal supremo nel divenire infinito. Tutto quello che viene da qui, e la madre si toccava la fronte, è duro, secco, sgualcito, è violento, aggressivo. Anche le buone volontà sono aggressive, anche gli affetti, le tenerezze, gli attaccamenti, tutte cose aggressive al massimo, sono come bastonate. In fondo, tutta la vita mentale è dura. Bisogna saper trovare invece quella sorta di cadenza, quel movimento ondulatorio di un'ampiezza e una potenza davvero formidabile, proprio così. Ed è qualcosa che non disturba nulla, che non mette fuori posto nulla, che non urta nulla, qualcosa che trascina l'universo nel suo movimento ondulatorio con una tale scioltezza, un'impressione di non esistere, e che la sola cosa esistente, quella cioè che si ha l'abitudine di chiamare se stessi, sia una cosa che stride e resiste. È quello che la madre chiamava il rivestimento di aculei, della vecchia specie sorpassata. E chiudeva gli occhi. Quelle goccioline di parole venivano a stillare da lontano, lontano, come attraverso gli spazi. Diceva, ad ogni momento, ma proprio ad ogni momento, se smetto di parlare, di scrivere o di lavorare, ad ogni momento è come se ci fossero delle grandi ali di beatitudine, ampie come il mondo, che si muovono lentamente, un'impressione di ali immense, ma non due, delle ali tutt'intorno e che si stendono dappertutto e continuamente,
Ne sono partecipe solo quando resto tranquilla. Ma loro non mi abbandonano. Le ali del Signore. Ma non si equivochi. Non si tratta di uno stato poetico, ma di uno stato corporeo assolutamente pratico. È davvero il caso di dirlo. Quello stesso stato che faceva planare con grande delicatezza la piccola Mirra sulle selci di Fontainebleau. Gli yoghi conoscono bene questo potere che chiamano l'agima, il potere di leggerezza. Ma in questo caso non si trattava di un potere, era lo stato naturale del corpo. La madre non si sarebbe messa a fare miracoli o a volare per aria. Era alla ricerca di qualcosa di molto più serio di quanto costituisce la chiave della vera vita, di quel qualcosa in cui la morte non esiste più. E naturalmente, in quello stato ondulatorio, la morte non esisteva più. Non si poteva morire là dentro. Era una specie di stato senza usura, diceva la madre, dove non c'è nessun attrito e dove tutto scorre attraverso il corpo. E poi, diceva, un riposo, ma non un riposo duro e fermo e stagnante, un riposo in un'ondulazione in cui ci si lascia fluttuare. E in un tratto ci siamo ricordati di quelle parole che allora ci erano sembrate enigmatiche, che la madre ci aveva detto nel 1959. Bisogna arrivare allo stato senza morte. Non l'immortalità, no, che è qualcosa di molto puerile, ci sembra. Perché infatti voler restare 1000 anni in una vecchia carcassa? Ma uno stato di scioltezza tale da poter modificare la forma imprigionata nella propria rigida gabbia, perché la morte in fondo è la rigidità. Diceva, lo stato senza morte è quanto si può presupporre nell'avvenire per il corpo umano fisico, una continua rinascita. Invece di ripiombare indietro e di disgregarsi per mancanza di plasticità e per incapacità di adattarsi al movimento universale, il corpo si disfa in anticipo, se così posso dire. È chiaro come il sole. D'un tratto abbiamo capito il vero senso di quel movimento ondulatorio. Il corpo si disfa in anticipo. Certo, però bisogna pur tenersi in piedi. Il difficile è passare alla nuova specie. Come disfarsi, allora, senza disfare tutto? La madre apprendeva il passaggio dal vero movimento al falso movimento, che è poi quello che noi normalmente viviamo e che è infine il movimento della morte, e viceversa dallo stato mortale allo stato senza morte. Diceva, è come passare da qualcosa di secco, di preciso, di definito,
a qualcosa di dolce, di morbido, dolce, chiaro, chiaro. E allora una pace, oh, come se niente al mondo potesse resistere a quella pace. E infatti ci accorgeremo come quella pace, quell'ondulazione, abbia proprietà davvero sbalorditive e miracolose. Ma si tratta di un microscopico miracolo, che è il miracolo stesso del mondo, rispetto al quale tutti i poteri di volare per aria sono puerilità da piccoli esseri mortali. Niente può resistervi, neanche la morte, perché in quello stato la morte non esiste. Ci viene in mente il ciclone che non poteva entrare nella stanza di Sri Aurobindo. Solo che bisogna trovare quel movimento vero nelle piccolezze quotidiane. Bisogna costruire l'uccello nel pesce, a piccole dosi, se così si può dire, affinché questa vecchia materia si adatti e sopporti il movimento senza volatilizzarsi o disfarsi troppo bruscamente. Diceva, per la visione ordinaria, superficialmente, esteriormente, si potrebbe dire che ci sia stato un grande deterioramento, però il corpo non lo sente affatto. Quello che sente è che il tal movimento, o il tal sforzo, o il tal gesto, la tale azione, appartengono al mondo, a questo mondo di ignoranza, e che non vengono compiuti nella vera maniera, che non si tratta del vero movimento, che non è così. Ed hai la sensazione o la percezione che quello stato soft, dolce, senza spigoli, morbido, debba svilupparsi in un certo modo e debba produrre effetti corporei che consentano l'azione veritiera, l'espressione della volontà vera. Forse esteriormente le stesse cose, non ne so ancora niente, ma fatte in un altro modo. Parlo dei gesti d'ogni giorno, proprio così, di ogni minuto, lavarsi, camminare, fare la propria toiletta. Non parlo delle grandi cose. C'è un modo da trovare, ma non da trovare così, con la testa, un modo che sta prendendo forma da qualche parte. È la nostra terza posizione. Lo stato che non appartiene né alla materia quale noi la conosciamo, né allo spirito quale noi lo concepiamo, né alla buona salute, né alla malattia, né alla vita, né alla morte. Il prossimo stato del corpo. E comprendiamo allora perché la madre dicesse: non so più se sono viva o se sono morta. Poi soggiungeva ridendo: il fatto è che quando cambio di stato, d'un tratto ho l'impressione che il mio corpo sia circondato di raspe, di pezzi di legno, mentre è comodamente adagiato su cuscini di piume. E il senso del tempo scompare completamente in una immobilità interiore. Ma
un'immobilità mobile. Se la cosa continua, mi chiuderanno in manicomio. Sentiamo ancora la sua risata da ragazzina, così squillante, così divertita. Com'è divertente, diceva. È curioso, concludeva.